Se hai capito adesso sono arrivato. Capito? Vieni con me, dai. Siamo qua al Burrito. Il Burrito volevo proprio vedere com'è. Vieni con me, dai, vediamo. Andiamo qui in mezzo. Poi ci troveremo come le sta a bere del whisky al Burrito. Bah, hai capito? E come ti chiami te? Paola. C'è Paola, questo è già un bel nome, capito? Già un bel nome questo. Paola, scusa, ma come ti trovi stasera qua al Mojito? Io sto da Dio qui al Mojito, ci vengo tutti i giorni. Sì, adesso è meglio che anch'io vengo un po' più spesso, perché è la prima volta che vengo, ma è talmente bello, sempre adesso in paradiso. Anche Vittorio Sgarbi questa sera è venuto al Mojito Caffè Imola, in questo bellissimo posto per la Perifri. E allora vado in mezzo a vedere se ci sono delle capre o persone che si intendono di arte culinaria, perché qua al Mojito Caffè c'è arte culinaria. Come? Posso disturbarti? Vieni qua. Cosa stai bevendo? Vino. Vino. Pignoletto. Perché tu sei una donna pignola? Perché pignoletto? Sei pignola? No, io pignola no. Allora perché bevi il pignoletto? Così. Per quale motivo vieni al Mojito Caffè? Cos'è che ti piace del Mojito Caffè? Le bariste che sono molto brave e le persone che sono qua, che frequentano, sono molto brave, accoglienti. Quindi se fossimo a scuola, da 1 a 10 quanto daresti? 9. 9? E l'1%? 10 lode. Ah, 10 lode, se no saresti una capra! 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 Invece dando 10 lode non lo sei.